vedi come si gira, ecco qua, questo non si muove più. Il paese di Roviano, situato nella media valle dell'Aniene, in provincia di Roma, fino ad un passato abbastanza recente, ha basato la sua economia sulle attività agropastorali, le cui risorse hanno fornito alla comunità il necessario apporto alimentare. Si aspettava però la festa per vedere la tavola più imbandita e gustare le immancabili ciambelle e dolci tradizionali in occasioni di cerimonie religiose. Nella civiltà contadina i prodotti della terra svolgevano una funzione rilevante durante i riti e le feste nella costruzione di valori sociali e non di rado assumevano significati simbolici e propiziatori. Specie in occasione di pranzi comunitari il gruppo ritrovava unità e radici nelle proprie tradizioni. In questo contesto si inserisce la festa del patrono San Giovanni Decollato con la sua antica panarda, un banchetto collettivo destinato ai membri della confraternita del Santo e allargato alle donne solo nella sua fase terminale. Tale rito, attestato già nel 500, è stato più volte avversato dalle autorità religiose e civili dell'epoca per certi comportamenti dei confratelli ritenuti indecenti, finché nel 1821 è stato soppresso. Da alcuni anni però, in un clima di revival, è stato reintrodotto. Le intemperanze che si manifestavano nella panarda di San Giovanni erano abbastanza consuete in determinati momenti festivi, in quanto rispondevano ad un bisogno di sfogo e di libertà, anche alimentare. Tutti dovevano concorrere alla buona riuscita della panarda, fornendo beni in natura, la cui raccolta era demandata al festarolo di turno. Chiudendo l'acqua sale e arrivo a quel livello che ci abbiamo giù, al terreno. E lei è il festarolo quest'anno? Sì, ma fa parte della confraternita di San Giovanni? Sì, certo. È il primo anno? Che me lo danno a me, sì, è vero. Come mai si è offerto di avere il Perché sono cattolico, mi piace tanto queste manifestazioni, mi piacciono tanto. E che cosa vuol dire per lei avere il santo in casa? Vuol dire che
Spererei tanto nell'allegria e nell'armonia familiare, che ci terrei molto, ci tengo molto. E quali sono i compiti di un festaroli durante l'anno? Beh, i compiti del festaroli sono tanti. Se uno si attiene alla religione che ci spetta, dare i rosari la sera, fare delle amicizie nuove, che San Giovanni è d'accordo. Poi sono tante le altre cose che ci vogliono per avere un santo in casa. Quindi lei riceve spesso persone per recitare il Santo Rosario in casa? Da adesso in avanti sì, fino adesso no perché non l'ho avuto. Da adesso in avanti speriamo che la sera possiamo dire rosario con i confratelli o altre persone che vogliono partecipare. La casa è aperta a tutti? A tuttissimo, ho fatto per questo. E lei quindi sarà per il prossimo anno ad organizzare la festa? Certo, e poi non so a chi andrà, però ecco, quest'anno l'ho avuto io, un altro anno non so a chi cade, insomma, a chi aspetta. Immagino che sia un grande onore. Beh sì, grande, sì, è vero. Avere un santo in casa così è un grandissimo onore. Che non tutti, non tutti lo possono avere, sperando che questa conferenza si allarga e che possono avere anche loro questa mia grande gioia che sto sentendo oggi. Nel giorno festivo di San Giovanni Decollato, che cade il 29 agosto, si svolge una solenne processione con le confraternite di Sant'Antonio Abate e di Santa Barbara, rispettivamente con mantelle marroni e rosse, e di San Giovanni, con il festarolo che rega in mano la statuetta del santo. Immancabili la banda e i tradizionali attrezzi con il grande stendardo raffigurante il martirio del Battista. Al mare, no? No, ci dovrebbe stare. Thank you.
ci sarà il corpo musicale che ci offrirà il concerto in onore del santo, a cui farà seguito la panarda, la tombola. Spirito Santo. Amen. E viva San Giovanni! Vola! Auguri per voi! Auguri per voi! Dopo che ti sporco. È lui! Poi questa la aggregato! La porchetta della testa è lui! La porchetta è Ezio, è già! Ah, non lo vedo! Ma dove sta? Basta con la porchetta! Ma dove sta la porchetta? Ma c'è stai, Iato? Ma salute! Ma niente! C'è mezza, eh? Arriva dalle 11 o non c'è venire la prossima volta, non c'è venire proprio. Si chiama Monsignore. Come fanno questi giorni? Andiamo a prendere, mannaggia la miseria. Mi posso vedere? È degli esili. Dai, uno. Degli esili. No, pure a casa. Ma tu quando non metti? Adesso lo vuoi. Vieni, Monsignore, signore, va bene. Che cosa state cucinando? Stiamo preparando la trippa, i fagioli con le cotiche e i zampi del maiale. I quadrucci, la minestra, quadrucci, pasta e fagioli, poi la trippa,
fagioli con le cotiche. Chi è che ha preparato, si è incaricato? Noi le donne, Iole, Peppa, Maricetta, Rosinella, Giuseppina, Bruna, abbiamo collaborato in tanti. Ha detto che quando è pronto mediamo e ce l'ha detto. Queste le prendiamo, le ciotoline, per chi sta male non può venire qua, e le portiamo in casa, perché devono festeggiare anche loro. Come avete reperito gli alimenti? Ma gli alimenti sono stati, questa è una festa San Giovanni che si ripete da una vita qui a Roviano, è la parrocchia che fa, però dopo tutta la popolazione offre alimenti, pomodori, tutto ciò che serve, quello che non c'è nel paese danno di solito soldi e si compra e noi lo lavoriamo in casa. Questa è pasta fatta in casa, sì, il pane, il vino, è tutta roba, pane casereccio qui dal forno. E quanti giorni prima iniziate a preparare? Ma per preparare le carni è un po' alla volta si prepara, perché la roba è tantissima, tanti chili di roba. Prepariamo con calma, poi si mettono ai congelatori a preparare queste cose ieri e oggi. In genere per quante persone? Anche tutto il paese, tutti, per tutti. Adesso quanti piatti diamo? Anche parecchi forestieri. Certo, sì. Sui 900 piatti? Sempre facciamo, sì, tantissime persone. Il gruppo di donne in genere che prepara? Il gruppo di donne, le ragazze del comitato, che anche loro sono tantissime, stanno facendo il loro lavoro. E tutte noi qui. Per le cucine soltanto noi donne anziane. Perché noi facciamo la pasta. Anziane. Facciamo la pasta, facciamo queste cose grandi. Poi quelle più piccole, le finiture le fanno le ragazze. Vi spinge a questo impegno più la tradizione? Ma perché San Giovanni è il nostro patrono del nostro paese, e poi la tradizione è proprio da vecchia, da generazione in generazione questa banana. Prima era un pochino più povera, perché la roba non ce n'era tanta, però insomma gli alimenti erano tutti casarecci. Invece adesso si è ingrandita, vengono gente da fuori, ma più di 1000 piatti facciamo. Quanti chili di quadrucci avete fatto? Sui 24-25 chili. E ammassato? Ammassato? No, l'abbiamo ammassato con la farina. Qualche uovo, ma poca roba, e farina e acqua. Poi l'abbiamo stesa con il mattarello e poi l'abbiamo tagliata. 25 kg di farina, poi ci abbiamo messo qualche uovo e un po' d'acqua. L'acqua cioè più una cosa casareccia. Chi è che decide il menù di ogni anno? Alle offerte che ci fanno. Per esempio l'anno scorso abbiamo fatto la minestra e i fagioli con le cotiche, i zampetti e le orecchie di maiale. Quest'anno ci hanno offerto 80 kg di trippa e abbiamo fatto anche la trippa. Passiamo anche la trippa alla romana. La regola di trippa, Ma guarda la villa giù, quella è acqua. Dai, manna giù. Un altro colore, basta quella, basta. Se fai freddo, basta, è venuto e tu la vai, quindi non è venuto, sarebbe bene. Questa moto, quando era? No, i bambini dentro qui no. Ma questo è tutto sciale così. E la minestra è chiusa. Senti. La minestra è qua. È chiusa. E qua che? I fagioli? Quindi ci vorranno i fagioli. E come ce la metti? Una sopra la... Ah, non lo so, io mi la porteranno. Ha mandato un po' di carta, ma... Perfetto, queste sono le porzioni per i malati. Queste sono
le persone anziane che stanno in casa, malati, e si dimanda, si manda sempre il dito. Sì. Chiamami che io me ne voglio. Sentite, io sento un po' legato. Aspetta, non tarda, aspettate. La sento tanto. No, no. Marta, vieni. Senti, questa di Vittoria, mo viene Anna. Io. E te bruci, sì. Te bianca vorrei così, Anna. La trippa me la deve dare. No, prendete qualche vassoio, poi con calma quando potete, se no posso sostituire due qua, uno. Grazie, tutto a posto. Cinque, due. È sempre lo stesso, eh. Aspetta.